Alla presenza dell'onorevole Giovanni Paglia, l'altra Faenza, la coalizione di sinistra in corsa alle elezioni del 31 maggio che sostiene il candidato sindaco Edward Janneschi, ha inaugurato la propria sede in corso Garibaldi, nell'angolo di fianco al Parco di San Francesco. C'è necessità di dare un punto di riferimento a queste persone che stanno credendo in questo progetto, ed è un progetto importante perché vede coinvolte tante forze politiche ma anche tante persone che provengono dall'associazionismo, dai movimenti, dai comitati, e c'era bisogno di un posto fisico nel quale far ricrescere un laboratorio di idee. Malpezzi ha presentato la sua lista, non c'è sostanzialmente spazio per la sinistra, non c'è SEL di cui lei era stato anche appunto un esponente. C'è spazio ancora per la sinistra Faenza, visto che il PD si è alleato col centrodestra sostanzialmente? Beh, visto le candidature, i nostri 24 candidati, credo che spazio per la sinistra ci sia e sia abbastanza evidente. Ci sono ampi spazi perché il merito di questi spazi che si sono creati è del PD. Il PD sta spostando il suo baricentro sempre più verso centrodestra, di conseguenza c'è un vuoto politico che deve essere colmato, e questo vuoto politico si colma naturalmente con la nostra lista, con i nostri candidati, con le nostre idee. L'alleanza era impossibile perché qui a Faenza il Partito Democratico ha dimostrato più volte di aver preso una strada totalmente orientata in senso opposto a quello che noi vorremmo, e quindi quando succedono queste cose non si può nemmeno parlare di alleanze. Lei è ravennate, da Ravenna o da Roma, che cosa critica a questi 5 anni di governo di Faenza? Ma critico, al di là dell'ultimo episodio, diciamo, rispetto ai temi della laicità, che ha colpito molto anche nell'immaginario, ma io vedo una città che in qualche modo è stata ferma, è stata priva di una prospettiva reale di crescita, di sviluppo, di idee, e in cui tutte le istanze della sinistra non si sono viste. La Giunta Malpezzi in questi 5 anni, secondo me, ha avuto una grande caratteristica, è riuscita a in qualche modo rispettare i punti programmatici del suo programma solo in una questione, la non cementificazione, ma l'ha fatto non per meriti propri ma perché c'è stata la crisi edilizia. Fondamentalmente il programma di Malpezzi è rimasto un programma vuoto, disatteso a 360 gradi. L'unica attività dal quale noi possiamo in qualche modo riferire un'attività positiva di Malpezzi è aver ragionato in un'ottica ragionieristica, cioè aver colmato parte dell'indebitamento del comune con l'alienazione di immobili ritenuti non strumentali e non strategici. Ritengo che questo sia un po' troppo poco per permettere a una rappresentanza come la sua di governare questa città, o meglio di non governarla per altri 5 anni. Due dei vostri temi principali del vostro programma sono il lavoro, rilanciare l'occupazione e soprattutto riorganizzare l'edilizia faentina, risistemando tutti gli immobili sfitti. Come fare? Beh, allora, il progetto del lavoro è un progetto che sembra molto complicato, ma non lo è. Si parte da un'analisi delle risorse. Noi pensiamo che si possa creare lavoro utilizzando tutte le risorse che ci sono sul territorio e indirizzandole nella creazione di posti di lavoro. Facciamo un esempio su tutti, perché è un esempio che qui vicino a noi stanno portando avanti nel comune di Forlì. La raccolta dei rifiuti puntuale, porta a porta, con tariffazione puntuale, crea un risparmio per il cittadino, crea delle opportunità di lavoro sul territorio per il riutilizzo dei materiali, crea la possibilità di riportare in house delle società che ad oggi sono esternalizzate, quindi crea la possibilità di creare posti di lavoro pubblici tutelati, lavoro buono. Il progetto di inceneritore dovrebbe essere, diciamo, fuori dalla storia. Noi pensiamo che invece anche i temi ambientali siano una grande occasione per creare occupazione, e questo è un paese che ha soprattutto bisogno di creare lavoro, prima di qualsiasi altra cosa. Se si può creare lavoro anche attraverso il rispetto dell'ambiente, come è in questo caso, allora siamo ad un punto perfetto di svolta. La ristrutturazione del centro storico è un affare importante, però basta fare una passeggiata sul Rivale del Fiume piuttosto che in altre parti della città e si vede come l'Eternit sia ancora un problema importante. Non occorre cementificare e svilupparsi all'infinito, occorre gestire correttamente le risorse che si hanno. Il nostro centro storico è diventato un centro storico degradato ed è diventato così perché l'amministrazione comunale non ha creato, non ha portato avanti politiche
di urbanizzazione e di sviluppo. Credo che con interventi semplici, mirati e concreti si possa dare l'opportunità ai faentini di riapproparsi in totale sicurezza del proprio centro storico. Federico Lega per Faenza Web TV.